Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale del Team Ombra. Siamo qui per discutere, come al solito, degli spoiler fatti durante la settimana, quindi riguardo al futuro. Ne abbiamo parecchi, perché hanno cominciato con gli spoiler giornalieri, ma comunque tengono i 4 spoiler al venerdì, e quindi abbiamo una spletora di carte. Ovviamente poi 2 hanno dato adito a clan che non sapevamo, e quindi aspettatevi anche il cosa potrebbe uscire, perché alcuni avevano clan che avevamo già, carte addirittura già beccate con i nostri cosa potrebbe uscire, e invece altre no. Ma soprattutto, ragazzi miei, questa, la prima carta che vediamo oggi è un'informazione che forse non tutti di voi hanno, perché è una carta che è stata spoilerata, ma è stata spoilerata in realtà a solo ITO, ma non nel senso spoiler ITO che eccetera, che di solito ci sono, ma perché a noi ITO è arrivato la mail di Oriental Wave che aveva annunciato col TG per il launch event. E quindi cosa vuol dire? Che nella descrizione del launch event abbiamo la promo. La promo del launch event, e quindi io posso portarvi qui oggi, ora, in questo momento, che carta c'è se andrete a partecipare al launch event i giorni d'uscita dell'uscita, ed è esattamente Aristotele, ma generale o marinale della via della seta, cioè come lo stesso nome di Lambros. Quindi questa sarà la carta promo. Purtroppo l'avete solo in inglese, perché neanche noi l'abbiamo in italiano, ne abbiamo solo il nome, se volete cercarvi chi fosse, di GBT08 al launch event. G4 di Aqua Force, quindi potrebbe anche dare adito alla presenza di Aqua Force nel set, ma non lo imputerei come una cosa ovvia, quindi però possibile. Infatti modalmente andremo a vedere, cioè non andremo ancora a vedere cosa potrebbe uscire, perché potrebbe uscire tutte le carte di G, perché è una carta generica, ma quindi preparatevi Aqua Force. Io l'ho messo nel mio tick in Excel, che fra un po' cominceremo ad andare a vedere cosa potrebbe esserci con l'Excel. Comunque, Aristotele, marinaio generale della via della seta, o della via setata, non mi ricordo più come si chiama esattamente. Cosa dice? Lui è un G4 Aqua Force che dice: ondata, ve la traduco in italiano, ondata, terza battaglia o più, quando questa unità attacca noi possiamo pagare un counterblast, se lo facciamo spacchiamo uno all'oppo. Praticamente è una carta, un vanguard, che dice che se attacca per terzo o più, quindi potrebbe essere anche la quarta, quinta, sesta battaglia, noi CB1 spacchiamo uno. Sembra una carta di merda, ma in realtà in Aqua Force ci può stare. Perché? Perché è un spot removal, quindi uno spacchino diretto, secco e a nostra decisione in Aqua Force, cosa che per ora non ha, cioè senza ittare, senza niente, semplicemente attaccano e spacchiamo uno. E ragazzi, non è una cosa così schifida in Aqua Force. Perché? Perché ci troviamo pure un Pewman, gli spacchiamo le broken che mette dietro, ci troviamo polizia, ciao Laurel, cioè finalmente Aqua Force ha quello spot removal che gli serviva, perché non aveva nulla per contrastare un eventuale mazzo che aveva una combo contro Aqua Force stesso, puntando, cioè lui aveva per adesso aveva solo Tavas, scelgo 3, spacco 1, ma se il nostro avversario ha 3 retro e una non ne frega niente, lui sceglieva quella che non gli fregava niente. Invece, grazie a Aristotele, noi puntiamo secco a quello che vogliamo rimuovere. Quindi non mettetela come tanti ho visto, che carta da schifo e carta, perché in realtà è una carta forte in Aqua Force. Tanto di prima stride cosa andiamo a fare tendenzialmente? Andiamo mascherato o andiamo a fare l'altro Tavas, che non è male, eccetera. Ma sono prime stride buone. Lui in una G-Zona 16, in uno, anche due per, ci può stare, perché ci dà il bersaglio preciso per uno spot. Quindi se noi vogliamo tirarci via completamente quella carta che potrebbe danneggiarci, lui lo fa. E quindi ragazzi, ottimo, ottima davvero promo per chi gioca Aqua Force il launch event da giocare. E anche due se riuscite, perché per me anche in due per ci potrebbe stare. Comunque procuratevene due, non skippatela, non andate via se siete giocatori Aqua Force. Questa carta serve. Qua finiscono gli spoiler, diciamo, che non sapevate. Andiamo invece agli spoiler giornalieri. Il primo spoiler giornaliero che abbiamo avuto è Tyr, divinità marziale, stermina bestie. Il G4 da FC di Genesis, che quindi esce come raro, che ne avevamo già parlato in cosa potrebbe uscire di Genesis. Act, una volta per turno, in Vanguard, noi solblastiamo 3, guardiamo la prima carta del mazzo, scegliamo se metterla in cima o in fondo, e dopodiché lui guadagna la skill che quando il controllo d'assalto del suo attacco rivelasse un grado 1 o più, noi solchargiamo 3 anziché non far niente, noi solchargiamo 3. Quindi un ottimo
motore per l'anima, è un ottimo Wasmer Loop quando uscirà, è fondamentale un Wasmer Loop per la prima stride, ci fa anima, ci rende le carte non trigger comunque che fanno qualcosa, è ottimo in uno per, in Genesis, anche qui con la G-Zona 16, anche in due ci può stare, ce la vedrei, è un'ottima prima stride per Genesis, per qualunque Genesis, senza dover per forza ricorrere sempre o all'angelo o quella che se hitta ci fa pescare, eccetera. Lui è davvero davvero buono, quindi mettetevela via, preparatevela. Questa carta siete giocatori di Genesis, la giocherete un po' in tutti i mazzi, anche in Regalia possibilmente potrebbe arrivare per fare un ottimo soul charge iniziale, per avere le skill, quindi preparatevelo, lui potrebbe essere molto utile in Genesis, almeno in uno per lo giocherete in tutti i mazzi Genesis. Mini Rex, drago deflagrante, invece è la carta di martedì. Mini Rex che ci dà accesso, abbiamo Tachikaze, in questo set ci sarà Tachikaze, arriverà a breve il video, è una carta Rex, con la questione che noi andiamo a vedere sempre il microarchetipo, andremo a vedere le carte Rex in quando usciranno le carte, starter per Rex fortissimo. Lui dice cosa? Che quando questa carta viene ritirata da un Eore, a causa di un effetto o dal costo di una carta con Rex nel nome, a CB2 scegliamo 2G1 dal mazzo, o superiore con Rex dal mazzo, e li schieriamo in retro, diversi, nella stessa colonna. Quindi lui ci permette praticamente di spacco 2, chiamo 2. Abbiamo dei G1 fortissimi che io infatti, piuttosto che chiamare G1 e G2, ma lo vedrete più avanti anche nel coso, chiamerei la colonna di loro, ma comunque lui ci permette di andare a multiattaccare ancora nel turno dell'oppo. E sì, nel nostro turno, scusatemi. Quindi noi possiamo, attacchiamo con retro supportato da lui, attacchiamo con un'altra colonna, spacchiamo lui su quella sua colonna di prima, chiamiamo altre due, che poi permettono anche multiattacco e abbiamo possibilità, ripeto, guardate nel prossimo video quello cosa potrebbe uscire, perché c'è un G1 che quando attacca fa multiattaccare e quindi è molto molto buona. Quindi attenti, non è male il nostro Mirex Drago Deflagrante, attenzione. Dopo Mirex Drago Deflagrante, mercoledì abbiamo avuto Clemmy il Fantasmino, carta fondamentale per il Master Fantasmino, ne abbiamo parlato su cosa potrebbe uscire per Gran Blu. Lui cosa dice? È un bittone da 16 in pratica, perché lui dice prende più 2 se abbiamo 5 Fantasmini nelle scarti, più 10 e più 5 se ne abbiamo 10. 10 Fantasmini nelle scarti è una cavolata, lui è un 16 nel nostro turno. Bittone da 16, easy business most easy, ma soprattutto nel turno dell'avversario, cioè o comunque un continua, lui dice che se abbiamo 10 carte con Fantasmino nome in drop, prende anche più 5 di scudo, quindi un bittone da 16 e un intercettore da 10. Intercetto che può tornare, lui tendenzialmente è la carta che andiamo a rinnovare spesso con Fantasmino, perché se lui muore lo richiamiamo, abbiamo un bittone da 16 per il turno, che poi nel turno avversario è anche uno scudo come un innesco, quindi formidabile, Clemmy, prendetevelo. 4 per assicurato nel mazzo Fantasmino, purtroppo worka solo in Fantasmino perché giocarlo in Nightmare potete, ma dovete riempire la drop di Fantasmini, riempire il mazzo di Fantasmini per farlo funzionare. Potrebbe essere un mazzo Nitros Fantasmino, anziché andare di Demetria a puntare su Nitros, ci potrebbe anche stare, ma non so quanto abbia senso, usate Demetria a questo punto. Macchinario Grillo, allora, vabbè, Altaipo, Colanna, vabbè, non ha senso discuterne. Allora dice che possiamo in act tappare questa retro, se abbiamo un Vanguard con macchinario nel suo nome, scegliamo una retroguardia del nostro avversario nella stessa colonna di questa unità e la paralizziamo praticamente, non può più risvegliarsi nel turno dell'altro avversario e questa unità non si stapperà poi nel nostro turno, però quindi non possiamo dire la tappo e io ho paralizzato a vita una retro, perché la tappiamo, paralizziamo, poi quando torna a noi non si stappa, quindi non possiamo ritapparla per riparalizzare la stessa retro. È buono, comodo, è una paralyze a costo zero, se noi vogliamo abbiamo bisogno di paralizzare un turno, abbiamo quelle carte che di solito entrano paralizzano, quindi fa la stessa cosa, però poi resta tappato e in caso possiamo usarlo anche in turni successivi. È una carta macchinario, poi ci servono le carte macchinarie in questo mazzo, quindi ottimo, un'ottima pick. Finiti questi, abbiamo gli spoiler del venerdì che annunciano tendenzialmente un nuovo clan. E difatti lo fanno, perché Dudley Littlerud. Abbiamo Dudley, abbiamo Fatally Aculei,
ovviamente l'ho detto, abbiamo Dudley perché diamo sempre a guardare l'archetipo minimo e non sono tutte carte Dudley, quindi come dire, Dudley confermato. Starter nuovo per Dudley, precursore, ok, e dice che quando il nostro Vanguard con Dudley nel nome attacca, noi possiamo solo blastare uno, bindare questa carta, richiamarla in una retro e se il numero di nostre aspetta, se è un altro libera e se il numero di altre retroguardie con Dudley nel nome è 2 o più, questa unità prende più 3, retro libera, eccetera. Allora, voi sapete qual è la skill di Fratelli Auguri, attacco grosso, vado su. Lui cosa serve? Lui serve che se noi non abbiamo abbastanza supporti, lui da solo si autorepingua di supporti, cioè noi andiamo a supportare retro, andiamo a attaccare con Vanguard, sul blast 1 lui lo spostiamo e abbiamo un'altra colonna supportata. Oppure, che la cosa probabilmente che farete è attacchiamo con retro supportata, attacchiamo con Vanguard, sul blast 1 lo mandiamo, lo richiamiamo nello stesso posto, perché intanto il suo attaccante, cioè quella che ha supportato, tendenzialmente causato con Mazza Dudley se n'è andata e quindi tornerà qualcos'altro e vi potrà supportare un'altra volta. Probabilmente è il nuovo starter di Dudley. L'anima con qualunque mazzo Fratelli Auguri la facciamo, perché o dal man, dal campo, dal mano, in qualche modo le carte in anima ci devono andare a finire, quindi non è davvero male. Per me sarà il nuovo starter di Dudley. Poi arriva Dudley Jetter. Dudley Jetter è una carta che riceveranno alcuni ecotipi, tipo l'abbiamo già vista in cosa potrebbe uscire in moschettiere. Lui dice che a GB1, all'inizio della fase di convocazione, noi possiamo spaccare, se abbiamo Vanguard con Dudley, lui lo spacchiamo e praticamente estraiamo unità G con Dudley a gratis. Praticamente lui da solo, da retro, passa a Strike Fodder. In un mazzo che chiama dal mazzo, fortissimo. In un mazzo che può cercare le carte al mazzo, fortissimo. È praticamente uno stride, cioè un fodder, molto funziona molto meglio, funziona solo se stride di Dudley e sei Vanguard Dudley, ok, ci può stare, ma tendenzialmente penso che questa carta verrà giocata solo in un mazzo full Dudley e sinceramente non lo vedo così schifo il mazzo full Dudley con l'uscita anticipata delle carte Dudley, e quindi ottima carta rara che sarà da reperire in 4x se volete giocare un mazzo Dudley, assolutamente. E poi hanno dato, come a tutti gli altri mini archetipi che stanno uscendo per ora, lo Strider se lo ha. Quindi Strider d'archetipo che è Dudley Turbo Rappler. Allora, ha un effetto Stride e un effetto Vanguard. Ha il suo effetto in Vanguard in GB1 una volta per turno, anche quando un Dudley viene messo in gioco, durante la fase di battaglia gli possiamo dare più 5. Effetto che schifo per niente non fa. La sua cosa forte però è l'altro suo effetto, che dice che durante il nostro turno, quando stridiamo una carta G sul nostro Vanguard, noi possiamo dargli l'effetto che quando una tua retroguardia con Dudley suo nome attacca, noi possiamo pagare un Soul Blast e prende più 5.000 fino alla fine del turno e poi mettiamo quella carta nella nostra anima. Praticamente è Miracle Ace, perché solo che anziché Miracle Ace potenziare quello che vogliamo, lui potenzia solo quella. Ma vi faccio notare due cose. Uno, non prevede Stride Dudley come le altre carte G che prevedevano Stride Moschettiere, eccetera. Lui attiva l'effetto su qualunque Stride che facciamo sopra, quindi anche su Miracle Ace. E soprattutto la carta non finisce in mano, non finisce in fondo, finisce in anima. Il che vuol dire che il suo stesso costo se lo autoripaga. Perché se noi andiamo a attaccare, solblastiamo uno, gli diamo più 5, poi quella torna in anima, attenzione, vuol dire che da solo, cioè tutte le carte che noi andiamo ad attaccare a gratis praticamente si potenziano proprio finire in anima, quindi noi possiamo davvero sparare questo effetto a gratis e sono 5.000 più. Se noi ci stradiamo anche sopra per esempio Miracle Ace, come abbiamo detto, che tanto lui non richiede eccetera, noi possiamo usare tutta l'anima in realtà per Miracle Ace, che la sua se la rifà da sola, ragazzi, picchio. Ma soprattutto questa cosa qua, buona con Miracle Ace, ma gli ha dato anche un'altra stride forte che si chiama Dudley Caligola, re del sadismo. Ragazzi, anche questo qui non fa schifo, costo abbastanza grosso, ma lo possiamo fare al prima stride e sapete che Bike vuole, non gli importa di restare in difesa, li deve picchiare forte.
dice che quando questa unità attacca Vanguard, se abbiamo un cuore con Dudley, CB1, mettiamo due carte alla mano in anima e flippiamo una carta a faccia in su nella nostra G-Zone, riveliamo 11 e schieriamo 3. Ragazzi, se voi contate lo starter Soul Blaster si richiama da solo in una colonna, noi le altre tre le andiamo a richiamare con lui, noi ci siamo rifatti due colonne intere e, libri diverse, ovviamente, scusatemi, mi mischiare in liberi, ma intanto sapete che Dudley con l'effetto dello Strider si libera la front, perché Soul Blaster 1 chiama, mette in anima, quindi si libera la front, quindi se li fa liberi diversi, ma prendono più 2000 poi anche. E quindi se noi andiamo a liberarci la back, cioè noi abbiamo tipo una carta senza supporto, noi andiamo a fare attacco, effetto di Dudley, Turbo Laser, più 5 e finisce in anima. Attacco con l'altra supportata, tipo dallo starter, più 5, finisce in anima, Turbo Laser. Lo starter lo richiamiamo nello stesso posto, poi quando attacchiamo con lui lo richiamiamo nello stesso posto. Chiamiamo 3 tra 11, che spero che tra 11 le becchiamo le carte da chiamare. Cioè, 11, 22, 33, 44, 55 è un terzo del mazzo. Cioè, dopo tutto quello che ti è rimasto, cioè se non becchi niente, ok. E sono 5 attacchi di primo turno, potenziati di più 2 e più 5, probabilmente usando il G3. Ok, se hai resistito, va bene, ma sono mazzo rush, quindi ti ho già portato altri danni. Ti faccio questo turno qua, se me l'hai resistito, io il turno dopo ti entro con Dudley Geronimo. Tra lui, vabbè, abbiamo due Strider, quindi Dudley, molto forti, tra lui e tra Turbo Raider e Jessica, Turbo Raider e Jessica. Dudley potrebbe veramente adesso dire la sua, noi proveremo a montarlo, ovviamente, e vedere cosa potrebbe fare. Abbiamo Dudley, quindi andremo a vedere tutte le carte Dudley di G, che non mi sembra siano tantissime, quindi potremo beccarle tutte. Con questo il video si chiude e ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti!